Adesso che siamo anche in due. Qua in moto. Sì. Sono un biker. Chissà che piove. Che schifo. Però io potrei bagnarmi i capelli. E tu invece? E mi mi sepede, dai, no? Sì. E mi sugo. Credevo che con questo nuovo progetto le cose sarebbero cambiate, invece ancora no, peggio. Se non mi porti una cavia fresca, io. Faccio io la cavia. La camassa. Benvenuti all'aperitivo col coach. Sigla. Benvenuti ad Aperitivo col Coach. Cari aperitivati, gli ospiti di oggi sono... i The Sunrise. Andiamo a vedere la presentazione. Ciao amici di Aperitivo col Coach, io sono Tommaso dei The Sunrise, chitarrista e produttore della band. Oggi siamo qua per presentarvi un paio di brani che abbiamo registrato all'interno dei nostri due dischi diversi. Il primo brano fa parte del nostro EP, Rise, che è una raccolta di 5 pezzi, che è uscito nel 2019, e l'altro pezzo è Lady Shame, che fa parte invece dell'album Brand New Disorder, uscito nel 2020. Ma facciamo un passo indietro. Come cominciamo? Noi ci siamo conosciuti tutti quanti circa nell'inverno del 2018, poi ci sono stati dei subentri e degli acquisti come in tutte le band, però diciamo che la formazione ad oggi più stabile, che è quella che vede me, Giorgia, Andrea e Simone, è quella che arriva dal 2019, metà 2019 in poi. Facciamo tutti parte della stessa città, della stessa realtà, veniamo tutti da Chioggia, questa meravigliosa cittadina, che è ricca di artisti e ricca di musicisti soprattutto. Quindi abbiamo deciso di collaborare insieme in modo stabile per creare qualcosa di nostro, che non esistesse o che comunque fosse originale. Siamo stati fortunati, così fortunati, nell'avere la possibilità di firmare un contratto discografico con l'etichetta Warm All Death a settembre del 2020. In concomitanza con questo è uscito anche il nostro album Brand New Disorder, anticipato dal singolo Run, che tutti potete trovare sui nostri social e vi invito ad andare a visitare. Perché siamo qui ad aperitivo col coach? Perché abbiamo sempre voglia di metterci in gioco e di fare cose nuove, di cimentarci in cose nuove, avendo la possibilità nel nostro studio di creare tutti questi contenuti, perché non farlo? Come vi dicevo prima, adesso vi facciamo ascoltare questi due pezzi, tratti da due rispettivi diversi album, per farvi sentire un po' tutto quello che è il nostro mondo, il nostro genere. Speriamo vi piacciono. Veniteci a trovare su tutti i nostri canali social, su Instagram, su Facebook, su YouTube, dappertutto, e anche sul nostro sito internet. Un grandissimo saluto a Manuel e Lucio di Aperitivo col Coach che ci hanno ospitato oggi. Vi ringrazio un sacco, siete stati gentilissimi. Speriamo di vederci presto e vi mando un grande saluto. Ciao! Manuelito, mi hanno incuriosito questi ragazzi di Chioggia. Vero? Sembrano bravi, sembrano, però... Sono proprio curioso di sentire cosa mi sparano fuori. Ci hanno mandato due belle robette. Ci hanno mandato due addirittura? Golosoni! Sì. Allora andiamoci a sentire i ragazzi cosa combinano. La prima canzone come si chiamava? Lady Shame. Lady Shame. Andiamo a ascoltare. Sema? No, Lady Shame. Vergogna. Anche peggio di così. Andiamo a sentire i ragazzi. Vai, The Sunrise. To fade, you lie, don't know.
Beh, questo primo brano era proprio una bomba. Cosa dici? Ma io poi te lo commento. Mm. Te lo commento volentieri. Allora andiamo a sentire anche il secondo. Il secondo è? Il secondo più maschiale. Stories of a Man. Story of a Man. Of a Man. Ma se lo dice Lucio. Sì, dai, sono abbastanza convinto adesso, posso sapere tutto. Però sono convinto, Manuel, dai, mi fai dopo le punte. Eh sì, punte da doppie. Così a peggio. Doppie punte no, però, eh. Andiamo a vedere il secondo video. The Stories of a Man. Roba. Ma veramente oh ragazzi, te l'avevo detto, che grazie, bravi, in saletta prove, cavarsi fuori un suono così, farsi un prodottino del genere, veramente veramente complimenti, si sente tutto, esatto. Si sente la loro identità musicale sonora, sono proprio contento. Un groove della Madonna. No, ma cioè, lavorano bene. Lavorano bene. Lavorano altro bene. Che mette. No, cosa vuoi fare? Ma non siamo due pagliacci, insomma, adesso vediamo. Ognuno ha il suo ruolo. Tra l'altro, due brani molto, molto diversi l'uno dall'altro. Yes. Ok, quindi sentire in tutti e due i brani così bene vuol dire avere una certa cura dei dettagli. Andiamo un po' ad analizzare. Beh. Allora, Lady Shame. Un'atmosfera un po' dark, ok, però giocosa, devo dire, il carillon tastiera me butta via, cioè me fa impazzire, arrangia tantissimo, un bel muro di chitarre però con la leggerezza dei soli. Questa situazione mi si ripropone anche nella ragazza, nella cantante, che alterna delle fasi di una dolcezza un po' insinuante, bambola assassina, a una scansione bella rocciosa. Ecco, per me, cantante Giorgia, tua amica, Giorgia, anche più cattiva. Beh, che staria. Sì, magari sì, viene sì. Qua e ti dà una testata. Mi piace, però perché piace. La sento bella, bella timbrata. Non rinunciamo vero. Al bambolina, ok? Però quando cattiva, cattiva. Yes. Infatti nel secondo brano,
perché è più motociclistico, muso duro, yeah yeah, metallica, ok? Bellissimo rullo stang. Quindi sezione ritmica bella rocciosa, yes. Mi piace tanto il rullo stang. È vero. Ok, nel secondo brano lei è più rocciosa, ok, perché ce l'ha anche quel bel timbro lì cazzuto e mi piace tanto. Sorprendente il ritornello in quel secondo brano, perché in quel secondo brano lì c'è un ritornello canterino tutti insieme, yeah yeah. Quindi veramente trascinante. Yeah. Sì. Hai notato che i ragazzi non hanno il bassista, basso. Non hanno il bassista, non hanno l'uomo, ma il basso c'è, ovviamente. Credo se ne occupi chitarrista. Uh-huh. Credo se ne occupi chitarrista. Ecco, nel secondo brano una tacchetta in più di basso ce la darei. Nel secondo, che è più quello più... Invece tra 10 minuti una tacchetta te la do io. Ne avrei quanto? Sì, dritta. I tacchetti del 13 e del 6. Penso del 40. Non hai giocato a calcio. Per i grandi uomini, per i giganti. Secondo me una roba. Poi, ragazzi, ottimi. Giustamente, eravate a casa vostra, quindi in borghese. Per i live o i video, ma non ho dubbi che lo facciate, anzi devo aver visto qualcosa, nel senso di impatto visivo anche, quindi una mise un po' più consona, ma credo di aver visto, se non mi sbaglio, un video dei ragazzi, un Total Black, che non si sbaglia mai, yes. Che non si sbaglia mai. Io li ringrazio tanto. Li ringrazio tanto e siamo partiti con voi e siamo molto orgogliosi. Complimenti, complimenti ancora. Grazie The Sunrise Rock Band. Andatevi a vedere, tutti sotto il video ci sono sempre i link. Ragazzi, mandateci anche voi il materiale se volete questo mega video di aperitivo col coach. Sì, dai. Con il nostro Lucio Donati, vocal coach. E che Manuelito. Dire? E che dire? Che dire l'altro? Beviamo. Espandiamoci. Ah sì, beviamo. Accidenti. Ma che stai scherzando? Aperitivo. Col coach. Coach. Grazie per aver guardato questo video, se vi è piaciuto lasciateci un like qui sotto e se vi piace l'aperitivo col coach iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanella. Ciao!